Allora, buonasera a tutti, siamo alla terza puntata del processo dei dilettanti, siamo sempre ospiti del ristorante Al Camp di Mariano. Allora, questa sera la nostra società ospite è la Rovellese. Allora, passo a presentare gli ospiti. Allora, abbiamo il presidente della società Robiani Armanno, Buonasera. poi abbiamo il vicepresidente Gianetti Giuseppe. Buonasera. Abbiamo il direttore sportivo Luigi Torino, Buonasera. abbiamo il segretario tesoriere meglio, Bernasconi Matteo, Buonasera. poi abbiamo il mister della prima squadra Dentici Giuseppe, Buonasera. abbiamo due giocatori della prima squadra Monti Edgar e Yassin Batil. Buonasera. Partiamo giustamente dalla persona più in alto, diciamo, come carica. E parliamo magari, facciamo un po' un escurso per quanto riguarda la Rovellese. Quindi, vabbè, la prima domanda è come è nata la Rovellese? Rovellese è nata nel 1974 da un gruppo di amici volontarosi che appunto hanno messo assieme questa società nel 74. La prima formazione messa in campo nel 74 sono quelle di terza categoria, che l'anno successivo vincono la Coppa Disciplina allievi. Un risultato a spicco dell'80 e dell'81, quando la nostra prima squadra conquista la promozione in seconda categoria. Data da ricordare il 3 novembre dell'83, all'occasione dell'inaugurazione del campo sportivo comunale di Rovello, la nostra prima squadra affronta il Como Calcio, allora militante in Serie A, in amichevole. L'inaugurazione, insomma. Sì, una bella inaugurazione, un po' di gol segnati, presi. Vabbè, quello. Allora, vabbè, per quanto riguarda il vicepresidente Gianetti, gli chiediamo come è strutturata la vostra società. Presidente, signor Ermanno Robbiani, vicepresidente sono io, direttore sportivo il signor Luigi Torin, detto Gigi, e segretario tesoriere Matteo Bernasconi. Partiamo dalla prima squadra, abbiamo la Juniores, giovanissimi, e il settore giovanile li abbiamo praticamente del 2010. Per quanto riguarda il direttore sportivo, chiediamo sicuramente, visto e considerato che sono quelli che fanno sempre le prime squadre, diciamo la campagna acquisti, come al di là di come sta andando magari la stagione, cosa si può aspettare da questa prima squadra? Noi abbiamo fatto una prima squadra basata su ragazzi di esperienza e ragazzi giovani, abbiamo messo, e dalla prima squadra ci aspettiamo almeno di arrivare ai playoff in questo campionato. E poi a questo punto che siamo arrivati ai quarti di finale in Coppa Lombardia, di riuscire a vincerla, ecco, portarci a casa anche la Coppa. Allora, passiamo al segretario e tesoriere e sicuramente gli chiediamo come è strutturato il vostro centro sportivo e diciamo l'organizzazione della segreteria per quanto riguarda un po' il tutto che è sempre il fulcro, diciamo, della società, perché se c'è un segretario che funziona, sicuramente la società funziona. Sì, allora dunque, partendo dalle strutture del centro, noi siamo ospitati dall'Oratorio San Giuseppe di Rovello, nel quale così condividiamo non solo i calendari, ma condividiamo anche il progetto educativo. Di fatto noi ci chiamiamo Mestre Rovellese, ma per quanto riguarda il settore giovanile, quindi diciamo fino agli esordienti, i nostri ragazzi giocano all'oratorio e gran parte di essi poi frequentano anche le attività. Chiaramente è una società sportiva, quindi è aperta a tutti, dove non si fanno distinzioni, no? Però diciamo, ecco, lo sfondo è un po' questo, quello dell'oratorio, quindi. Detto ciò, a livello proprio logistico, noi abbiamo sempre all'oratorio due campi, uno in erba naturale a 9/11 e l'altro invece sintetico a 5, dove i nostri ragazzi giocano. E per quanto riguarda invece il centro sportivo, diciamo, dell'attività agonistica, ci appoggiamo al centro sportivo parrocchiale di Manera e al centro sportivo di Rovello, dove la nostra prima squadra gioca le partite casalinghe. Per quanto riguarda invece il discorso della segreteria, allora, abbiamo cercato di delegare il più possibile ai dirigenti delle squadre,
chiaramente per questioni di tutti i giorni, no? Per non gravare su una persona sola. La segreteria rimane comunque aperta il venerdì sera, dalla fine degli allenamenti, quindi dalle 8:30 intorno alle 10:30, sia con una questione, diciamo, organizzativa, pratica, ma anche con una questione di tipo amichevole, nel senso che chi vuole scambiare due parole così è ben accetto, la sede è aperta. Per quanto riguarda invece il discorso, diciamo, proprio più organizzativo, quindi il raccoglimento delle iscrizioni, piuttosto che se c'è qualche adesione particolare, sono i dirigenti delle squadre che contattano direttamente i genitori e poi raccolgono le adesioni. Ecco, sì. Diciamo che negli ultimi anni, ecco, l'innovazione tecnologica, WhatsApp, Facebook, ha facilitato notevolmente questa cosa. Prima era, sì, insomma, qualche anno fa, non tanto tempo addietro, insomma, una decina di anni fa, bisognava telefonare da casa, contattare le persone, insomma, la vicenda era un attimino più complicata. Vabbè, passiamo un po' al mister della prima squadra. Magari è una cosa che, visto e considerato che avete appena ritirato un premio per quanto riguarda il vostro cannoniere, perché alla fine nella stagione 2015-2016 è quello che ha fatto più gol, quindi se ci dai un po' la descrizione di questo giocatore. Giocatore Ati, sì, sì, che ho conosciuto l'anno scorso quando sono entrato in carica a squadra a metà stagione, e devo dire è un ragazzo che almeno da quando ho allenato io, da quando è stato con me, si è sempre comportato bene, ha fatto la differenza appunto con i suoi gol. Partito alla grande quest'anno nel girone d'andata, realizzando mi sembra 16-17 gol in 8-9 partite, poi ha avuto un problema al ginocchio, adesso speriamo di recuperarlo pienamente per il ritorno. Per quanto riguarda Monti, gli chiediamo sicuramente, visto e considerato che è finito un girone di andata, è iniziato il girone di ritorno, come è andato il vostro girone di andata? Ma il girone di andata siamo partiti forte sia in Coppa sia in campionato, 4 vittorie in 4 partite in campionato, 3-3 in Coppa, girone vinto. E poi complici un po' gli infortuni, Bensuda davanti, Furnari in mezzo, Moltrasio. Abbiamo fatto un po' fatica, però in Coppa siamo andati avanti ancora, anche con corazzate come Bovisio per la categoria, Loxenia, vincendo. Adesso siamo ai quarti, sono scontri diretti e speriamo di portarli a casa. Campionato, insomma, dopo la buona partenza siamo un po' calati. Abbiamo chiuso qui al quinto posto, lì per i playoff, niente, ci siamo allenati secondo me bene durante la pausa anche molto lunga. Comunque secondo me ci siamo, i playoff sono lì a 2 punti e la Coppa sono 3 partite per portarla a casa per la promozione diretta in seconda. Proviamoci. Una domanda a Yassin. Vabbè, visto e considerato che il tuo compagno, una mezza domanda, la quasi risposta, però cosa ne pensi tu per quanto riguarda, diciamo, non la tua squadra, diciamo per quanto riguarda alla fine, se nei playoff ci potete arrivare? Nei playoff si può dire che se giochiamo bene, come abbiamo fatto all'andata, le prime partite, se riprendiamo ancora con la stessa voglia, possiamo arrivare in zona playoff e magari giocarcela anche.